Punto Service. Negli anni Punto Service ha potenziato la sua presenza sul territorio nazionale ed oggi si appresta a festeggiare un prestigioso traguardo. 25 anni di anniversario sono infatti un nuovo punto di partenza verso un lungimirante futuro, dove i servizi alla persona acquistano un interesse primario per l'intera popolazione. Affidabilità, coerenza, propensione al miglioramento, responsabilità, impegno individuale, trasparenza e fiducia sono solo alcuni dei valori su cui Punto Service poggia le basi del suo operato. Benvenuti, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo in un teatro, un bel teatro. In questa giornata abbiamo una rappresentazione, abbiamo un protagonista come è nel titolo. Allora iniziamo dal benvenuto ufficiale del padrone di casa, Massimo Secondo, presidente di Punto Service. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Nell'occasione di questo convegno sono i 25 anni di Punto Service, le risorse disponibili in generale per il welfare, in particolare per gli anziani, vanno diminuendo in maniera abbastanza irreversibile ed è obbligatorio innovare per mantenere, come dice il nostro titolo, l'anziano protagonista del processo di invecchiamento e non ridotto a un mero problema da risolvere dal punto di vista economico. Oggi è necessario non solo introdurre innovazione, ma anche, credo, cambiare radicalmente il modello che la politica e le burocrazie pubbliche ci hanno proposto fino ad ora. Non è più possibile, francamente, che i parametri assistenziali che ci vengono proposti siano diversi da regione a regione, perché l'anziano non autosufficiente ha le stesse esigenze in Piemonte, in Lombardia, nelle Marche. Sigle uguali che significano cose diverse. RSA in Liguria vuol dire una cosa diversa da RSA in Lombardia. Non è più possibile parlare con le regioni, con gli assessori, sentirsi dire che non ci sono strategie, che si attendono risorse da Roma. Forse è tempo che il pubblico ritorni a fare programmazione, indirizzo, controllo e non facciano gli immobiliaristi. Dobbiamo dare la possibilità ai nostri giovani, a chi vorrà iniziare un percorso imprenditoriale, a chi vorrà costituire una startup, di dargli non soltanto un percorso economico, un sostegno economico. Si tratta di dargli una speranza per il futuro e questa è una responsabilità che ci dobbiamo assumere per intero. Grazie. Grazie al presidente Massimo Secondo. Inviterei sul palco per la prima parte della tavola rotonda, che così entra nel vivo, Giovanni Fosti del Centro Ricerche Cergas dell'Università Bocconi e Pascal Brunellet del gruppo Colise. Invito anche la nostra traduttrice oggi ad accomodarsi sul palco. Apriamo allora, dicevo, la prima parte di questa giornata parlando dello stato attuale e su quali sono le strade percorribili per il nostro paese. Vi ringrazio per avermi invitato a condividere questo momento. Cercherò di evidenziare come in realtà ci sia un problema diffuso di sostenibilità nei sistemi di welfare e ci siano alcuni tratti di specificità italiana che possono orientarci nel ripensamento dei servizi e nella costruzione di alcune linee di innovazione. Qualunque scelta di welfare noi si voglia fare, l'andremo a fare dentro un PIL che vale 26.000 euro pro capite. In Germania la si fa dentro un PIL che vale 31.700 euro pro capite, in Francia 30.600 e nel Regno Unito 27.800. La spesa per la non autosufficienza in Italia vale circa l'8% della spesa di welfare, quindi anche qui abbiamo una composizione, un'allocazione delle risorse per la non autosufficienza che è molto inferiore a quella degli altri paesi. In Italia il 95% delle persone non autosufficienti in qualche modo sono beneficiari di un intervento pubblico. È vero da un lato che noi in termini di risorse allochiamo risorse su quasi il 95% della popolazione, in termini però di presa in carico, cioè di persone alle quali offriamo delle prestazioni, siamo nei dintorni del 25-26% quando parliamo di anziani, siamo nei dintorni del 25% quando parliamo di persone con disabilità, quindi il 75% non è visto dal sistema di intervento pubblico. Quindi l'elemento fondamentale non è aumentare la capacità di erogare prestazioni, ma è aumentare la capacità di ricomporre
generando connessione. È un potenziale enorme intervento da parte di soggetti come Punto Service, perché più bravo sei a ricomporre, più generi valore nel sistema e più ti muovi dentro i rivoli, magari anche producendo eccellenza, e più produci frammentazione nel sistema. Quindi la cosa straordinaria sul piano proprio dei valori è che il nostro sistema in questo momento ha bisogno di soggetti che investono sulle comunità, perché i soggetti che investono nelle comunità non sono, come dire, solo dei romantici visionari, ma sono anche dei soggetti che producono valore perché ricompongono un sistema che tende assolutamente a frammentare. Grazie a Giovanni Fosti. Diamo il benvenuto a Pascal Brunelet, direttore generale del gruppo Colisée. È un onore per me essere qui oggi per celebrare il 25° anniversario di Punto Service. La France, come l'Italia, anche la Francia deve affrontare il problema dell'invecchiamento della sua popolazione. Entro il 2060 il numero di persone che hanno più di 75 anni in Francia raddoppierà, mentre aumenterà di 5 volte il numero di persone con età superiore ai 90 anni. Una peculiarità, una curiosità che riguarda la Francia è il fatto che la parte che viene sovvenzionata dallo Stato si divide effettivamente in due, una parte di cura vera e propria e una parte di dipendenza. Quest'ultima è a carico della regione, mentre la parte di cura è a carico del governo centrale. Abbiamo una disponibilità, uno stock di letti medicali pari a 500.000, che permette oggi di accogliere un flusso più importante e superiore rispetto a quanto non fosse permesso 10 anni fa e inferiore rispetto a quello che sarà possibile tra 10 anni. Quindi la decisione della Francia è quella di non aumentare ulteriormente questa capacità. La rarefazione delle autorizzazioni dei permessi in Francia ha fatto sì che Colisée si focalizzasse a questo punto su uno sviluppo più internazionale e quindi 5 anni fa abbiamo deciso di muoverci verso l'estero, in particolare appunto verso la Cina. In Cina si parla di una crescita del 7% ogni anno. Questo 7% significa che ogni anno in Cina viene creato un valore che corrisponde al PIL della Svezia, quindi la ricchezza creata in Cina ogni anno corrisponde al PIL di un intero paese europeo. Oggi gestiamo 57 istituti, 57 centri che sono appunto medicalizzati e disposti nello specifico per persone anziane. E solo un'ultima parola per parlarvi dell'esercizio quotidiano delle nostre strutture, dei nostri istituti. La nostra filosofia riguardo e nei confronti del nostro cliente, noi lo chiamiamo cliente, mai residente, consiste nel garantire che non sia il cliente a doversi adattare alla struttura, ma al contrario, quindi la struttura si adatterà di giorno in giorno ai nuovi clienti. Mille grazie. Merci a Pascal Brunelet, direttore generale del gruppo Colisée. Ci fermiamo per qualche minuto, chiudiamo qui la prima parte. Parliamo di quale innovazione allora nei servizi socioassistenziali con Mauro Pastori, direttore generale di Punto Service. Bene, partiamo da quello che noi siamo capaci di fare. Noi siamo conosciuti come un'azienda che gestisce case di riposo e fornisce servizi a domicilio. Ma se la guardiamo più nel dettaglio, noi gestiamo professionalità assistenziali sul territorio per erogare servizi di qualità. Capite che questo ci dà la possibilità di identificare parecchi servizi che devono contenere professionalità assistenziali che siano residenti sul territorio e che siano di qualità. A questo punto basta mettere insieme queste componenti e trovare nuovi servizi e nuovi modelli organizzativi per identificare 3 linee di crescita che sono reinventare i luoghi in cui noi siamo, reinventare il motivo per cui abbiamo questi spazi, utilizzare nuove tecnologie e utilizzare nuovi mezzi e identificare nuovi utenti o interpretare in modo diverso gli utenti che noi adesso abbiamo, perché dobbiamo essere in grado di fornire servizi aggiuntivi. Vogliamo affrontare il futuro. Noi non vogliamo essere soltanto quelli che gestiscono bene i servizi. No, noi vogliamo essere quelli che hanno delle soluzioni, perché il nostro obiettivo è quello di creare valore e inoltre riteniamo che ci sia una grande opportunità anche per le istituzioni, perché se le istituzioni hanno dei partner affidabili, dei partner innovativi,
sicuramente ne hanno un grande vantaggio. Questa creazione di valore non è un augurio, ma è un preciso impegno che il consiglio di amministrazione, con le persone e per le persone, con i soci e per i soci, ha preso da ora in avanti. Quindi questo è un impegno che tutti noi dobbiamo prenderci. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e vi auguro buona continuazione. Grazie a Mauro Pastore, direttore generale Punto Service. Inviterei sul palco Silvana Delle Piane del Dipartimento di IT dell'Università degli Studi di Genova, Fabrizio Giunco e il professor Alessandro Meluzzi, coordinamento sanitario, progetto Sentinella. Ovviamente sposiamo i concetti che sono stati espressi da chi mi ha preceduto. Abbiamo sempre più una popolazione che, nonostante non abbia grossi problemi e quindi per questo non è molto indirizzata dalle istituzioni o da servizi già esistenti, ha bisogno comunque di essere tenuta in considerazione. È per quello che si parla di invecchiamento attivo, in particolare in Liguria. La Liguria è una delle regioni più anziane a livello europeo. Stiamo decisamente imparando oggi che il percorso verso, che nella vecchiaia si compie verso la progressiva limitazione dell'autonomia è più spesso appunto progressivo e ci sono alcune funzioni primarie, il bisogno di aiuto nell'imboccamento, il bisogno di aiuto nello aiuto forte nello spostamento letto-sedia, che impongono dei servizi maggiori, ma prima di quelli le stesse cose si possono fare con qualcosa di molto più semplice, molto più facile. Riuscire a costruire delle case capaci di accompagnare la vecchiaia e di allungare il tempo in cui dentro la casa si può continuare ad abitare anche di fronte alle limitazioni funzionali inevitabili nella vecchiaia è una grande sfida che in molti paesi comincia a essere certificata, normata, capita. Fare housing solidale vuol dire mettere qualcuno di un'età pre-senile come la mia nelle condizioni di pensare di poter vivere dentro una struttura dalla quale non si verrà mai deportati fuori, neanche quando ci sarà la necessità, per esempio, di essere ospedalizzati a domicilio. E quindi una situazione in cui noi vogliamo una casa che ci metta progressivamente nelle condizioni di avere un frigorifero che fa la spesa, di avere la possibilità di muoverci se abbiamo mal di schiena, che condiziona l'ambiente, la luce, la temperatura e il tasso di umidità nel modo migliore per la nostra salute, che pulisce i pavimenti senza la presenza di una colf, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che gli urbanisti e gli architetti d'interni chiamano smart home, cioè che ognuno possa cercare di bastare a se stesso, di poter continuare ad essere autonomi nell'empowerment e nel pieno controllo di sé fino alle ultime età della vita, e che è una grande domanda, giusta, sacrosanta, etica, personalizzata, umanizzata. Arnia è una struttura dinamica, capace di apprendere, capace di memoria, capace di collegare condomini solidali a strutture tradizionali e che attraverso nuove tecnologie ci consentirà di dare meglio in un momento in cui la diminuzione di risorse deve permetterci di consentire di gestire un numero e un mercato di anziani che ovviamente per il rovesciamento della piramide demografica sta diventando sempre più numeroso. Buon 25enne! Invito sul palco con un saluto Mariella Enoch, vicepresidente della Fondazione Carico. Punto Service è nata con una missione chiara e precisa, occuparsi delle persone anziane. E quindi al centro ci sono le persone da assistere, ma ci sono anche le persone che lavorano. Ed è un tutt'uno questo. Siamo tutti convinti che ormai un certo modello assistenziale non regge più. Non regge più sul piano economico, non regge più sul piano politico, non regge più sul piano della risposta ai bisogni che sul territorio ci sono. Quindi si tratta di cambiare il modello culturale. E oggi hanno fatto un convegno non di autocelebrazione del passato, ma di sguardo nel futuro. E questo mi pare la cosa più bella, perché vuol dire che si hanno idee per il futuro. Credo che insieme, giovani in età o giovani in spirito, possiamo davvero proporre al nostro paese modelli diversi. Grazie a Mariella Enoch per aver aggiunto a questa giornata altri spunti importanti, significativi. Chiederei di tornare sul palco al presidente Massimo Secondo. Vogliamo tutti lavorare perché le suggestioni innovative che abbiamo sentito, che ci sono state descritte, possano essere realizzate in un mercato che le accolga ponendo al centro le persone, a partire dai giovani che noi speriamo che siano
protagonisti di questo contest di startup di cui vorrei far parlare e raccontare il dottor Salerno. Buongiorno a tutti. Questo contest si chiamerà Innovaging Startups e sarà organizzato insieme da Fondazione Filarete e da Punto Service. L'idea è quella di proporre una competizione per startup che abbiano un prodotto o un servizio e della tecnologia innovativa piuttosto vicina al mercato in tre ambiti: nell'invecchiamento attivo, nella riabilitazione e nei servizi alla persona, e attraverso la competizione arrivare a proclamare un vincitore che vincerà un premio in denaro, ma soprattutto la possibilità che il vincitore abbia pronto davanti a sé un'azienda, una società che gestisce, l'abbiamo sentito, 4.000 posti letto e che quindi quel bisogno lo conosce molto bene e può implementarlo da subito su un numero rilevante di persone che ne hanno bisogno, è un'opportunità grandissima. Io vi ringrazio ancora e faccio ancora gli auguri a Punto Service. Buon lavoro. Presidente, sembra una bella sfida quella di portare i nostri nonni nel futuro così un po' meno anziani, un po' più diversamente giovani. Sì, esattamente così, questo è il nostro proposito, di conservare la memoria del passato, conservare la memoria dei 25 anni trascorsi, ma come abbiamo detto, come fil rouge di tutto il convegno, proiettarci nel futuro. Grazie a tutti per la partecipazione, buon compleanno a Punto Service. Punto Service, con le persone, per le persone.